Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi volevo portare sul canale un video confronto tra due droni e il confronto sarà a livello cinematografico. Tra chi? Tra un drone freestyle 5 pollici, l'HGLC Sector versione 5 pollici, versione HD con installata la DJI Osmo Action contro lui, il DJI FPV. Il drone più chiacchierato del momento, il drone che o lo si odia o lo si ama, le vie di mezzo secondo me con lui non esiste, o si odia o si ama. Quindi faremo questo confronto, un bel confronto diretto, perché comunque due droni, se vogliamo, simili dal punto di vista del volo, perché sono due droni da guidare in un determinato modo, anche se il DJI FPV è un pochino, diciamo, meno complicato da pilotare. Due droni simili, se vogliamo, due droni con una telecamera, in questo caso molto simile, perché avremo la DJI Osmo Action che monta la stessa stabilizzazione che abbiamo sul DJI FPV. Quindi a livello telecamera siamo davvero in una condizione molto molto simile. La prova la faremo nella mia solita location, dove ormai conosco bene tutti i rami, le piante, perché comunque a me piace volare in mezzo alla natura e quindi ho provato a volare in condizioni più o meno simili, fare più o meno le stesse cose con entrambi i droni. Ovviamente con lui è un po' più facile fare tutto questo, perché si ha meno paura di andare a danneggiarlo e perché permette di fare delle cose in più, però lui ha anche il suo perché, quindi ovviamente è un confronto cinematografico più che proprio di volo, perché comunque a livello di volo non sono comparabili secondo me questi due droni. Ognuno ha, diciamo, dei pro e dei contro che però non vanno confrontati, perché sono due droni da utilizzare in FPV ma che si, diciamo, utilizzano secondo me in due situazioni diverse. Però qua ho cercato un po' di mischiare le due cose e quindi di vedere come si comporteranno entrambi dal punto di vista video. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e decolliamo qui nelle campagne brianzole con DJI FPV e HGLC Sector versione 5 pollici con DJI Osmo Action. Ragazzi, decolliamo!
avete... Ok ragazzi, il video confronto è finito, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se è meglio lui, se è meglio lui, se sono meglio entrambi, cioè ditemi la vostra, scrivete nei commenti come li avete visti in questo video confronto, come avete visto il DJI FPV e come avete visto lui, che sicuramente comunque rimane un drone incredibile, soprattutto con questa action cam che dopo l'ultimo aggiornamento è un action cam che costa, se vogliamo, poco per non essere una low cost, ma che ha caratteristiche adesso davvero incredibili. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, anteprime, stampe 3D, se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!